Oh sì. C'è un bel vento oggi, più del solito. Giorno 7, siamo ormai al giro di boa del giro. Ieri alla fine abbiamo fatto 95 km. Oggi raggiungiamo la punta più a nord della Danimarca, che in realtà è là, in fondo. Adesso ci andiamo. E stasera invece ci aspetta l'arrivo a Långstrup con circa 82 km, a grandi linee. Qua c'erano le batterie costiere. Costruire i tedeschi 42, 43. Spatius. Abbiamo inforcato la bici, probabilmente dopo torneremo sicuramente da questa strada. Ora raggiungiamo Capo Skagen. Ullala! Siamo nel punto dove si incontrano i due mari, il Mar Baltico e il Mar del Nord. Cavalloni enormi. Quelli lì erano i fari dell'epoca medievale, dove in quel braciere appeso veniva acceso appunto un fuoco. Riattraversiamo il parco attraverso altri sentieri per dirigerci verso Långstrup. Oh. Chilometro 22, siamo. Ci stiamo avvicinando alla duna di sabbia mobile più grande d'Europa, penso anche l'unica, che è la Rebjerg Mile, una roba del genere. Un'area di sabbia di circa 2 km per 2 di pura sabbia che si muove. È apparsa la duna di sabbia. Ma in Danimarca? In Danimarca, in Danimarca. Andiamo a vedere. Com'è? Cosa c'è? È bellissimo! Ma che storia! Minchia, da pelle d'oca! Bellissimo! Bellissimo! Come faccio tu, vedi? Invece qua i veri duri no, sono fuori. No, insomma. No, no, i veri duri, basta, punto. Prova. Qua è una battaglia senza quartiere contro il vento. Ripartiti dopo una pausa con incredibilmente onesta, nel senso che con 388 corone abbiamo mangiato tantissimo ed è una cosa rara. La quiete del bosco. Con l'indicazione di Delerbegi. Esatto, quindi occhio alle bici, bastardi. Oh mio Dio, che vento c'è. Un po' di bosco non fa mai male. Chilometro 45, dislivello fatto 243, 253, quota 5. Beh. Adesso noi andiamo a fare quella bellissima passerella. Cosa ne pensate voi del vento? Niente. In questo paese è l'apoteosi del vento. Puttana che.
bestia. Il paese in questione è Irtisha, dove c'è un magnolo quello. La scoperta del giorno è il soft ice, cioè il gelato con il cono gelato con doppia pallina e gelato soffice sopra, ricoperto da ulteriori canditi di varia natura. Yes. 12 euro. È un discreto vento. Andate in bunker sulla spiaggia. Siamo al chilometro 69, dislivello fatto 442 e fra 12-15 km dovremmo essere arrivati e così finirà la nostra battaglia col vento. Madonna che cosa! Dopo esserci persi in queste malelande, riprendiamo la strada e l'allunghiamo di là perché non è sostenibile passarti qua. Per quanto sia bello, abbiamo cercato una via alternativa e questa qua dovrebbe portarci ugualmente allo stesso posto. E siamo tornati nel rurale. Rurale! km 93. Siamo arrivati e stanotte dormiamo in un roulotte. Roulotte. Sarà una serata molto intima col Marac.